L'emarginazione, le povertà sono un tema che dovrebbe interessare tutti. E quando parliamo di povertà, a me piace utilizzare questo termine in senso più ampio, in senso più lato, perché di povertà ce ne sono tante. Su questo territorio, a partire dalla disoccupazione, a partire dai disagi delle famiglie, a partire dal lavoro, dall'occupazione femminile, gli anziani, il sistema dei servizi sociosanitari. Tante sono le difficoltà che viviamo ed ecco l'idea condivisa con la diocesi, con l'arcivescovo, per monitorare effettivamente quali sono le reali sacche di povertà che noi abbiamo e poi insieme alle istituzioni che potrebbero essere sicuramente i sindaci, Assindustria, altri soggetti istituzionali che vogliono contribuire con il loro apporto a dare un contributo alla risoluzione di questi problemi, tentare di accorciare questa distanza tra il dire e il fare, che molto spesso, voglio dire, deve essere, io dico non solo accorciare, ma forse dobbiamo proprio arrivare a unirla, perché abbiamo bisogno non più di slogan, non più di populismo, ma di azioni concrete, perché questo territorio merita l'attenzione di tutti. E quindi insieme possiamo dare realmente un contributo reale. Come fare questa idea della rete, per esempio? Sì, questa idea della rete va in questa direzione. Ognuno per la propria responsabilità. Le faccio un esempio pratico. Abbiamo già attivato come CISL degli incontri con tanti giovani disoccupati. Ragazzi di extracomunitari che noi vorremmo formare per farli diventare ambasciatori di lavoro nel loro paese, quindi formarli qui con professioni anche semplici, artigianali, per poi poter esportare questa competenza e far sì che anche loro possano ritornare e magari esercitare questa attività nelle proprie terre, nel proprio paese, cercando di dare dignità a persone attraverso il lavoro, perché siamo comunque convinti, come CISL, che l'unico modo per realizzare la dignità di una persona e di un territorio è proprio il lavoro. Chi fa parte di questa rete e per ognuno dei partecipanti qual è il compito? Fa parte di questa rete che andremo ancora a costituire perché siamo in una fase proprio iniziale, le dicevo prima, le amministrazioni comunali, sicuramente la diocesi, l'arcivescovo che ha insieme a noi pensato di lanciare quest'idea, le associazioni datoriali. Tutti i soggetti che possono dare un reale contributo, ripeto, noi in termini di lavoro, ma poi andremo a esaminare problemi che possono essere riguardare l'aspetto sociosanitario e quindi il welfare e quindi i comuni attraverso la corretta gestione dei piani sociali di zona, per esempio, laddove le risorse continuano a diminuire. Incessantemente dobbiamo anche capire le amministrazioni in che modo vogliono contribuire ad assicurare la continuità dei servizi, che è il primo problema che oggi ci poniamo. Segretario, occasione ghiotta per una riflessione anche sulla classifica del Sole 24 Ore. Foggia risulta ancora una volta essere bella, ma non balla. Sì, E il bella ma non lavoro balla. è quello che zoppica E il molto. lavoro è quello che zoppica molto, ma io sono fortemente convinta, la CISL è fortemente convinta che dobbiamo fare uno sforzo incredibile per rendere più attrattivo questo territorio agli investimenti, allo sviluppo e alla crescita, perché non è con le misure di assistenzialismo che un territorio cresce. Quindi, se la vogliamo dire tutta, anche le misure nazionali, che vanno nella direzione di intanto un appunto nel DEF di mezzogiorno non se ne parla. E quando non si parla di mezzogiorno non si parla del nostro territorio. E allora noi invece siamo convinti che ne dobbiamo parlare, dobbiamo rendere più attrattivo il territorio, magari migliorando molto le infrastrutture, è un tema a noi molto caro, magari snellendo un po' la burocrazia, agevolando questi percorsi per far sì che le aziende possano investire, quindi investimenti pubblici e privati per creare occupazione. E alle istituzioni locali cosa chiedete? Alle istituzioni locali, intanto siamo anche alla vigilia poi di un prossimo rinnovo della vita amministrativa di questo comune, ma anche di altri comuni limitrofi. Quindi chiediamo un maggiore impegno intanto nelle politiche di sviluppo, ma soprattutto nel fare anche molta attenzione a tutti
tutte le risorse che possono arrivare su questo territorio, perché molto spesso purtroppo siamo anche spettatori di risorse che non riescono ad essere utilizzate e che magari potrebbero rappresentare anche una svolta importante nelle azioni di sviluppo.